Michele Ladisa, presidente del Movimento Duo Siciliano, nonché lui rappresenta la testata giornalistica Onda del Sud. Questo momento un po' obnubilata, hackerata dai sistemi del potere, dai sistemi forti, io oso definire, ma chiudiamo questa parentesi, parliamo dell'evento di questa sera. L'evento di questa sera è finalizzato in particolare alla salvaguardia e soprattutto a una spinta verso le nostre capacità produttive, spesso trascurate. Io ritengo sempre che i nostri imprenditori, piccoli, medi, che siano, possono essere considerati degli eroi in questo Stato, perché lavorano in condizioni di assoluta discriminazione, di inferiorità rispetto ad altre aree del Nord. A questi nostri eroi non è mai riconosciuto nulla. Ecco, noi invece giriamo per tutto il Sud alla scoperta di queste individualità e di queste aziende in modo particolare. E con questa manifestazione si scoprono cose incredibili e lo scopriremo così nel corso della manifestazione. Veramente delle cose eccezionali, eccellenze del Sud. Ecco. La sfida e il monito affinché i nostri giovani restino al Sud, studino al Sud e non tentino fortuna altrove e arricchiscano il patrimonio culturale, lavorativo del Mezzogiorno d'Italia. Infatti è una vita che noi portiamo avanti, il cosiddetto Compra Sud. Noi invitiamo ad ogni piezo spinto, alle nostre massaie, comunque a noi stessi, di guardare le etichette quando acquistiamo i prodotti negli ipermercati, nei supermercati, comunque ovunque. Questo significa che nel momento in cui incentiviamo le nostre aziende, significa farle sviluppare, farle aumentare di capacità produttiva e quindi di creare occupazione, e quindi questo diventa un invito forte nei confronti delle attività produttive e anche della capacità degli acquirenti di far tornare grande il Sud e il suo popolo a partire dai giovani.